la Santa Famiglia di Nazareth, un modello di vita. Abbiamo pregato, o Dio nostro Padre, che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita. Fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore. Penso che abbiamo tutti bisogno di modelli, modelli di comportamento, modelli da imitare, modelli che ci stimolano ad essere quello che noi dovremmo essere. I modelli in fondo ci richiamano all'essere il meglio di noi stessi, dare tutte le potenzialità che noi abbiamo nella vita. Ora la famiglia ha bisogno di modelli. Purtroppo la società di oggi ci lesina pochi modelli di famiglia. Conosciamo tutti tante tristezze, tante divisioni, tante lacerazioni, tante incomprensioni, tante incapacità di dialogo, difficoltà di carattere. E facilmente le nostre famiglie si dividono. Avere un modello significa richiamarsi ai valori di questa famiglia. Ora, la famiglia di Nazareth era una famiglia come tutte le nostre famiglie, avevano, anche quella famiglia aveva le sue difficoltà, le sue incomprensioni. Abbiamo ascoltato oggi un momento, direi quasi terrificante per quella famiglia. Figlio mio, da 3 giorni, angosciati ti cercavamo. E dice ancora il Vangelo: essi non compresero le parole che Gesù aveva detto loro. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Essi non compresero. Ecco, la fede certamente è qualcosa di grande, però tante volte la fede ci apre all'incognito, ci apre all'oscurità, e noi, nonostante l'oscurità, nonostante l'incognito, noi dobbiamo guardare oltre. Anche Giuseppe e Maria, con tutta la grazia che il Signore ha dato loro in quanto genitori del Figlio di Dio incarnato, anche Giuseppe e Maria hanno avuto le loro difficoltà. Ma come hanno vissuto queste difficoltà? Ecco, il riferimento sempre alla parola di Dio. Mettersi in ascolto della voce di Dio, in ascolto di quel mistero che era nel Figlio. Maria serbava tutte queste cose nel suo cuore. Voi mamme serbate nel vostro cuore tutte le piccole grandi emozioni della vita dei vostri figli, vi appartengono. Ma nello stesso tempo questi figli appartengono anche a Dio. Allora abbiamo ascoltato nella prima lettura dal libro di Samuele l'episodio di Anna, la mamma di Samuele. Il Signore dona ad Anna il dono della maternità. Partorì un figlio, lo chiamò Samuele, perché diceva: al Signore l'ho richiesto. Ecco, una mamma che chiede a Dio il dono del figlio. Notate che questa parola richiesto viene ripetuta più volte nel brano che abbiamo ascoltato. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io, dice Anna, lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore. E presentando al Tempio questo figlio Samuele, si prostrarono là davanti al Signore. Ossia, i figli sono dono di Dio, non sono proprietà di un papà, di una mamma. Il Signore concede loro il dono dei figli, espressione del loro amore fecondo. I genitori hanno proprio questo compito di accompagnare nella crescita, nella vita, questi figli. Dice il Vangelo di oggi: Gesù cresceva in età, in sapienza e in grazia. E i genitori devono accompagnare i propri figli che crescono in età, in sapienza e in grazia.
tenendo presente che vengono dal Signore e al Signore loro devono tendere. Il Signore ha richiesto, ossia il Signore a ognuno dei propri figli ha dato una vocazione, e la mamma prega perché il Signore richieda il figlio, ossia lo chiami, e il figlio realizzi quello che il Signore vuole da lui. È un esempio, un modello di vita. È bellissimo se voi mamme, voi papà, ecco, considerate i vostri figli come un dono di Dio che devono servire a Dio nella vita, regalando il meglio di sé, e voi li accompagnate, li proteggete, li guidate, li illuminate in tutti i momenti della loro vita. Noi sappiamo che Samuele è stato uno dei più grandi profeti di Israele. Viene affidato al Tempio sotto il sacerdote Eli, il Signore gli parla, Samuele, Samuele, per ben 3 volte, e poi Eli dice a Samuele: quando il Signore ti parla, digli: eccomi Signore, il tuo servo ti ascolta. È bellissimo se ognuno di noi può fare altrettanto, mettersi sempre in ascolto della voce di Dio. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato un altro brano della lettera di San Giovanni Apostolo. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. E lo siamo realmente. Noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. L'origine di questa nostra figliolanza è l'amore di Dio. Vedete quale grande amore il Signore ci ha dato. Ci ha elevato alla dignità di figli. Tutta la famiglia deve vivere questa altissima dignità. La famiglia è l'insieme di tanti figli di Dio. Ogni figlio di Dio è invitato a vivere questa vocazione. Noi non sappiamo, ma quando il Signore sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. A questo noi siamo chiamati, ad essere simili a Dio. Però questo nostro cammino, che è un cammino di speranza, ci proietta verso questa altissima realtà. Saremo simili a Dio, lo vedremo così come Egli è, entreremo in comunione intima con il Signore. Il Signore sarà la nostra eredità. Come famiglia, insieme, siamo tutti incamminati verso questo cielo, verso questa comunione piena con il Signore. Però già su questa terra dobbiamo vivere in anticipo, direi, questa altissima missione. Dobbiamo vedere il Signore nei volti dei nostri fratelli, nei volti dei nostri familiari, in questo nostro mondo bisognoso di tutto. E allora, con lo sguardo a Maria, Giuseppe, Gesù, chiamati ad essere figli di Dio, siamo incamminati verso la realizzazione piena di questa nostra vocazione. Un augurio alle nostre famiglie. Un augurio avvalorato dalla preghiera. Che le nostre famiglie possano sempre splendere con le stesse virtù che furono nella famiglia di Nazareth. Siamo chiamati a conversione, essere santi nella famiglia attraverso un continuo processo di conversione. Dobbiamo incominciare a imparare a dialogare, a rispettarci, a stimarci, a dirci grazie e riconoscere che la famiglia è il dono più bello che il Signore ci ha potuto fare. Persone che ci hanno dato la vita, persone che ci accompagnano, e noi chiamati ad essere all'interno di questa famiglia, segno, sì, di un amore grande, di un amore fecondo, di un amore vero. Quanto è importante allora ricucire le nostre famiglie, recuperare la speranza, non andare subito dietro soluzioni facili, facilistiche io direi, no? Chiudiamo, rifacciamo. È bello invece se ognuno di noi, pur riconoscendo tutte le proprie deficienze, proprio tutto il proprio bisogno di conversione, ecco, ritrovi la bellezza
la bellezza della fedeltà, la bellezza dello stare insieme, la bellezza dello stimarsi a vicenda, la bellezza di guardare avanti con grande speranza, la speranza di Dio, della grazia di Dio, che nella famiglia ha dato proprio questa garanzia, la grazia sacramentale. Sì, la grazia sacramentale, i due saranno una cosa sola. Nessuno divida ciò che Dio unisce. Questo è il progetto di Dio e noi preghiamo il Signore perché questo progetto si realizzi nella nostra famiglia. Amen. Amen. Amen.